Ciao ragazze, allora, oggi ho una nuova fotocamera, videocamera perché la mia si è rotta, ovviamente. Oggi volevo parlarvi di un vero e proprio medicinale che sto assumendo da circa un paio di mesi, per curare la mia acne. Io ho 25 anni e ho iniziato intorno ai 12-13 anni ad avere qualche brufolo, brufoletto. E diciamo che negli anni c'è stata una sorta di cambiamento, nel senso che è iniziato come un'acne giovanile, quindi con brufoletti localizzati soprattutto nella zona della fronte, punti neri sul naso, un'acne che poi nel tempo si è trasformata in acne vera e propria, acne dovuta ad origini ormonali, in quanto io soffro anche un po' di ovaio policistico, e che si è trasferita principalmente nella zona mento. Io diciamo che in questi anni ho provato di tutto e di più, nel senso ho girato 1300 dermatologi, già appena sentivo parlare di un dermatologo bravo da parte di una mia amica mi fiondavo. Ho provato diversi trattamenti, trattamenti in farmacia, trattamenti in profumeria, trattamenti dal dermatologo tipo peeling. Creme di tutti i tipi, da creme appunto di profumeria, farmacia a creme vere e proprie medicinali, quindi con cortisone, antibiotico, antibiotici per via bocca, integratori, pastiglie naturali, maschere di tutti i tipi. Ma purtroppo la mia acne, seppure abbia avuto comunque un miglioramento negli anni, miglioramento dovuto sicuramente anche alla pillola anticoncezionale che io prendo da diversi anni, però la mia acne è sempre lì. Sicuramente la pillola è stata già una manna dal cielo per me, perché comunque ho proprio notato che se smetto la pillola per qualche mese, i brufoli tornano abbastanza più grossi, più presenti, mentre invece prendendo la pillola la situazione rimane abbastanza sotto controllo, però non è la situazione che io vorrei, nel senso io comunque a 25 anni vorrei non soffrire più di acne, vorrei avere la pelle completamente pulita, la pelle in modo insomma la mattina di svegliarmi, di poter uscire direttamente, magari andare a prendere un caffè o il pane sotto casa, senza dover mettere correttore o fondotinta. Ma purtroppo questo non mi è mai stato possibile, infatti io anche comunque al mare, quando ho i brufoletti, comunque, cioè, in me sono sempre presenti, magari in determinati momenti di stress, magari quando sono sotto esame o magari sotto ciclo, ce n'è qualcuno di più. Momenti in cui la situazione è abbastanza tranquilla, ma comunque ho qualche segnetto, qualche brufoletto, in videocamera penso che neanche li vediate, ma sono comunque dei brufoli che negli anni sono sempre stati per me un po' un cruccio, come magari chi, non lo so, soffre di altre cose, per me i brufoli per me sono stati sempre un mio grande problema, sebbene non abbiano condizionato ovviamente la mia vita. Ho sempre avuto amici, amiche, fidanzati, non ho mai rinunciato a nulla. Però comunque c'era sempre quel velo un po' di imbarazzo, c'è sempre ancora un po' il velo di imbarazzo quando magari una sera si deve uscire e ti spunta un brufolone sul mento. Però appunto, ripeto, non è che una persona si valuta dai brufoli che ha, ma arrivata a 25 anni ed essendo un po' stufa di questa situazione, ho deciso di provare un po' quella che viene chiamata come ultima spiaggia, nel senso che è un vero e proprio medicinale che deve essere assolutamente prescritto e assunto sotto consiglio e sotto somministrazione medica, che un tempo era famoso col nome di Roaccutane, mentre adesso è famoso col nome di isotretinoina. È un farmaco che appunto io ho deciso di prendere dopo aver consultato due dermatologi, proprio per essere sicura, essendo un farmaco comunque molto pesante che dà diversi effetti indesiderati. È un farmaco che appunto viene consigliato non alla ragazzina che ha due o tre brufoli, non alla ragazza in periodo adolescenziale in cui è normale che abbia i brufoli, ma a quelle persone che dopo averle veramente provate tutte ormai non hanno più nulla in che sperare se non in un aiuto da lassù. E quindi nulla, io appunto a settembre, dopo aver consultato due dermatologi molto bravi qua di Torino, entrambi mi hanno consigliato di prendere questo farmaco. Appunto, il farmaco in questione è questo, l'isotretinoina, è un farmaco che viene dato in dosaggio o da 10 mg o da 20 mg, credo che il tutto vari in base al peso e all'altezza. Io comunque essendo 1,70 per all'incirca 50 kg, mi è stato dato quello da 10 mg. Viene assunto una pillola al giorno, io la prendo dopo pranzo in quanto deve essere un po' stomaco pieno, e appunto il trattamento deve essere fatto per 6-8 mesi. Assolutamente sono da invitare
evitare le stagioni estive, perché assolutamente non bisogna prendere il sole prendendo questo farmaco, e diciamo che i primi miglioramenti dovrebbero già aversi dopo 3-4 mesi. Se però dopo i 6-8 mesi si hanno ancora delle tracce di brufoli, viene fatto poi ripetere dopo l'estate un ulteriore ciclo di 3-4 mesi. Io al momento sono circa 2 mesi, ho iniziato verso il 20 di settembre, quindi insomma oggi siamo verso il 10-12 di novembre, quindi più o meno sono circa 2 mesi. Dopo 2 mesi ho già trovato dei miglioramenti, miglioramenti che non mi consentono ancora di uscire proprio a viso scoperto, naturale, però semplicemente utilizzando nel correttore un pochino di fondotinta minerale. Cosa che non mi succedeva da anni, comunque devo sempre utilizzare un fondotinta o un correttore molto molto coprente. E poi vabbè, io ve lo dico, io sono una molto fissata, nel senso che proprio appena vedo un brufoletto io devo subito coprirlo, però effettivamente i brufoletti ci sono. Questo farmaco appunto assolutamente deve essere prescritto da un medico, anche perché deve essere acquistato in farmacia dietro prescrizione medica. E una raccomandazione molto importante è che deve essere assolutamente non assunto, sconsigliato a ragazze incinte, donne incinte o che intendono avere un bambino a breve. Infatti, comunque, una delle, diciamo, dei presupposti fondamentali per prendere questo farmaco è di assumere la pillola anticoncezionale, proprio perché è necessario, assolutamente obbligatorio, che durante l'assunzione di questo farmaco non si rimanga incinte, poiché è un farmaco che va, nel caso in cui si rimanesse incinta, va a creare una malformazione al feto. E quindi assolutamente nella prescrizione medica, diciamo che il vero protocollo sarebbe quello di presentare la prescrizione medica insieme proprio a un test di gravidanza fatto in ospedale, quindi al risultato di un test di gravidanza fatto in ospedale. In realtà al momento della presentazione della prescrizione medica bisogna indicare appunto sulla prescrizione medica che in quel momento, quindi al momento dell'acquisto di questo medicinale, non si è incinta. Però appunto, se non si prende la pillola concezionale, il dermatologo nel momento in cui prescrive questo farmaco somministra anche la pillola. Io la pillola la prendo già da anni, quindi è stato un passaggio in meno per me di prendere solo il meno possibile, perché è comunque va a creare tante macchie solari. Io, seppur faccio tantissima attenzione, devo aver preso un pochino di sole e mi è venuta qua, adesso forse ve non riuscirete a vederla, una piccola macchia solare, che è probabilmente il risultato di questo. È un farmaco che va a pesare moltissimo sul fegato, proprio tanto. Io fortunatamente mangio molto sano, mangio molta frutta, verdura, carne, pochi grassi, tranne qualche dolcino, e quindi insomma il mio fegato non ne risente più di tanto, ma chi è abituato a bere molto, a mangiare molti grassi, deve assolutamente seguire una dieta molto sana, molto equilibrata, perché è un farmaco che va già molto ad appesantire e quindi insomma è meglio fare un po' di attenzione. Un'altra cosa, bisogna andare molto ad idratare la pelle, in quanto l'isotretinoina è un derivato della vitamina A ed è una medicinale che va praticamente a occludere, cioè a chiudere le vostre ghiandole sebacee. Le ghiandole sebacee non vanno più a produrre sebo, che è quella sostanza che va a creare quei brufoli, e quindi chiudendo le ghiandole sebacee la pelle tende a diventare molto molto secca, e quindi contemporaneamente vengono date delle creme molto idratanti. Io adesso ne ho una, solo che ce l'ho di là, che mi ha dato proprio il dottore, e appunto bisogna la sera dare un'abbondante quantità di questa crema. Altre cose, bisogna bere molta acqua sempre per cercare di depurare il fisico. Se contemporaneamente devono essere assunti degli antibiotici, bisogna sospendere questo trattamento. Io ad esempio un mesetto fa sono stata male, ho avuto l'influenza, ho dovuto prendere un antibiotico e quindi per una settimana ho sospeso la cura di questo farmaco. È fondamentale che venga assunta una pillola al giorno e che non se ne dimentichi. Non è come la pillola anticoncezionale, nel senso non è che se ne dimenticate una succede il finimondo, però se volete ovviamente ottenere il risultato è necessario che seguiate il trattamento, insomma, bene. Effetti su di me. Allora, io adesso sono 2 mesi che sto facendo questo trattamento. Come vi ho detto, noto già dei grandi miglioramenti, non ancora grandissimi, perché comunque sono 2 mesi, quindi insomma sto aspettando l'arrivo dei 3-4 mesi per dire bene, insomma, se sono soddisfatta o meno. Però devo dire che effettivamente sono già molto molto soddisfatta.
A livello di secchezza cutanea io non la sento molto, anche sul viso devo dire che vabbè, qua a Torino non è ancora arrivato proprio il freddo freddo e quindi lì sarà un po' la prova del 9. In ogni caso io tendo molto ad idratare la pelle, cercare proprio di mettermi la crema mattina e sera, e l'unica cosa che ho notato è che secca molto le labbra, infatti comunque si crea una secchezza cutanea generale, quindi secchezza delle mani, dei piedi, secchezza nasale, ad esempio chi magari tiene le lenti a contatto può trovare secchezza nell'occhio. Io l'unica secchezza che ho notato finora è proprio delle labbra. Io ho le labbra, cioè già normalmente abbastanza secche, ma da quando prendo questo medicinale veramente tanto secche, sono perennemente screpolate, talvolta si crepano un pochino. Infatti io vivo praticamente mettendo il burro a cacao tutto il giorno e cerco di evitare il più possibile rossetti che vadano quindi a segnare. Però non so se vedete, ma ho le labbra veramente molto molto secche da quando assumo questo medicinale. A livello di fegato, appunto, non ho ancora avuto problemi, fortunatamente, spero di non averli, anche perché appunto sto cercando di controllarmi e di mangiare molto molto sano. Una, diciamo, cosa che ho notato sempre in senso positivo è che anche il mio cuoio capelluto si è un pochino seccato e quindi riesco veramente ad avere i capelli puliti per molto tempo, cioè ovviamente poi li lavo lo stesso anche se sembrano puliti, però mentre prima comunque dovevo assolutamente lavare i capelli un giorno sì, un giorno no, perché il giorno dopo averli lavati erano già unti e da lavare, quindi sporchi, adesso devo dire che posso tenere i capelli, insomma, in situazioni di emergenza, tipo quando esami, tanto sto chiusa in casa per una settimana, posso evitare di lavarli senza, insomma, sentirmi tipo un barbone. E quindi questo è un aspetto positivo, perché magari quelle sere in cui dici oddio, volevo lavarmi i capelli, non li ho lavati, alla fine devo uscire, non mi trovo particolarmente a disagio perché comunque i capelli sembrano puliti. Cioè, ad esempio, oggi appunto sono in quel periodo del tipo sto chiusa in casa tutto il giorno perché ho un esame. I capelli li ho lavati venerdì, oggi è lunedì e comunque sono ancora puliti, lucenti. Ovviamente, insomma, se fosse dovuto uscire li lavavo, però insomma, dovendo stare in casa me ne frego abbastanza. Nulla, quindi insomma, questi sono in linea generale gli aspetti di questo medicinale. Ho voluto fare questo video perché mi sono resa conto che quando io cercavo delle informazioni su questo video, su questo medicinale non ne ho trovati in giro, cioè non ho trovato video su YouTube che parlavano di questa sostanza e anche su internet se ne parla poco o chi ne parla in modo esagerato, nel senso, cioè comunque sul Bugiardino ci sono tantissimi effetti indesiderati, io ho preferito non leggerli tanto, ma affidarmi solamente a quello che mi ha detto, gli accorgimenti che mi ha detto il dermatologo, perché come al solito qualsiasi Bugiardino che si legge di qualsiasi medicina ti dicono di tutto e di più e quindi ti fanno un po' prendere male. Se andate a vedere su internet questa sostanza, che ripeto, l'isotretinoina, leggerete di tutto e di più, cioè di gente che è stata malissimo, che ha avuto sanguinamenti continui al naso, alla bocca, di tutto. E quindi insomma, secondo me su internet molto spesso ti spaventano solo un pochino. Invece appunto, ovviamente questa è la mia testimonianza. Quindi è del tutto soggettiva come cosa, però appunto io personalmente è così che mi sto trovando con questa sostanza. Io poco alla volta magari vi aggiornerò, magari ogni 2 mesi vi farò un video aggiornamento e nulla, quindi spero che questo video sia stato utile per chi ha questo problema come me. Ripeto che appunto è un medicinale per chi ha delle forme gravi di acne o comunque un'acne di cui soffre da tanto, tanti mesi, da tanti, no, scusate, da tanti anni, non tanti mesi. E non, insomma, una ragazza che magari ha due brufoletti così ogni tanto, saltuari. Nulla, quindi spero che il video sia stato utile, non sia stato troppo noioso, anche se mi rendo conto di aver parlato tanto. Un bacione a tutte, ciao! Ah, ovviamente, se qualcuno di voi ha provato in passato, sta provando questo medicinale, magari scrivetemi qualche commento qua sotto in modo da, insomma, farmi sapere le vostre testimonianze. Un bacio, ciao!